Godo, ci risiamo, signori, ci risiamo, vai. Ci risiamo, vai. Dai, ragazzi. Benvenuti a tutti, grazie, il salva 89. Grazie, il salva 89 per il raid. Buon pomeriggio. Ciao, ragazzi. Come andiamo, signori? Intanto mi lasciate un bel po' di cuoricini. Per quello che riguarda il discorso, appunto, nuovo canale. Mi raccomando, questo è un canale dei miei amici. Per quello che riguarda il discorso tornei, si chiama appunto eSports Rivals, ragazzi, mi raccomando. È un canale che organizza tornei e hanno un bel progetto, ragazzi. Gli altri sì, sono arrivati tutti, presumo e spero. E vamonos. Vediamo tutto a posto. Perdonatemi, è la prima volta che vado. E quindi per certe cose magari devo un attimino ritararmi. Mi raccomando, però, lasciate un bel cuoricione. Lasciate un bel cuoricione, signore e signori. Ok, sì, fatto tutto, perfetto. Vamos. La chat non me la fa vedere da OBS, sono molto contento. E andiamo avanti. Ok, questa è la schermatina, ragazzi. Buon pomeriggio a tutti. Lasciate un cuoricione, mi raccomando. Grazie a Spacca, a Miki, a Nico, a Giustiziere Divino, a Giorgione, a Ale Jordan. Grazie a tutti per il follow, ragazzi. Benvenuti e benvenuti in questa nuova avventura. Allora, andiamo a vedere che altro è uscito, ragazzi belli. Andiamo a vedere che altro è uscito. No, obiettivi mi sa che non è niente. Seasoning, stagionale niente. Traguardi mi sa che non è uscito niente ancora. E ok, vediamo appunto anche Giorgione, grazie per il follow. Grazie Sabi, grazie a tutti per i follow, ragazzi. Benvenuti. Allora, vediamo altro. Vediamo altro per quello che riguarda. Allora, One Fight l'abbiamo visto. Obiettivi incontri principali l'abbiamo visto. Centurion, abbiamo visto tutto. Ok, obiettivi non hanno messo niente allora. Nessun obiettivo, amici miei. Vi trovate appunto in questo nuovo canale, signori, che come si dice? Ma perché su sto canale? Perché è un canale appunto di un progetto che ho sposato, ragazzi. Una volta a settimana, al giovedì, ci faremo un'oretta e mezza di stream appunto qua. Così almeno raccogliamo un po' di follower e inizia a crescere anche questo canale e questo progetto, ragazzi. Ok? E poi appunto sarà solo un'oretta e mezza, 2 a settimana. Allora, torniamo a noi. Facciamo un po' gli incontri, vediamo di non trovare niente. Andiamo un po' a vedere, signore e signori. Guarda, tutta Rider da salva. Rider da salva, guarda là. Allora, andiamo a farci gli incontri principali. Grazie, L. Sì, infatti, grazie, Ser, per il follow. Grazie, Canadice. Grazie, appunto, a Sabino, ad Ale, a Giorgione, a Giustiziere Divino, a Ricone Equiem, a Mickey Musi, a Spaccafesse. Non ho capito. Dobbiamo fare una cosa, ho paura. Ma in questo canale si può uscire per. Non si può fare cose scurrili. Bisogna avere un minimo di educazione, ragazzi, perché non siamo a casa nostra. L'unica cosa, se avete visto, ragazzi, Inter Roma hanno fatto un po' i furbi, nel senso che non chiedono i giocatori delle squadre, ma chiedono direttamente i giocatori del campionato. Ciao Rob, grazie per il follow, bello mio. Grazie mille per il follow, Rob. Benvenuti a tutti, ragazzi. È sempre il mio solito canale, soltanto che siamo da un'altra parte, ragazzi, e facciamo sempre due chiacchiere di FIFA. Ricky Zesk, grazie per il follow, amore mio. Lollo Tony, grazie per il follow. Benvenuti, ragazzi. Benvenuti a tutti. Allora, famos SBC, dai. Allora, Mario Rui. Andiamo di fare un po' SBC. Ci metto Cristante la faccia di Grigoccia di merda. Ok, Giorgio, ok. Ehi. Ok, andiamo di qua. Aaron. Ma ci metto Goodmundson, farebbe un sacco ride. Entra l'SBC, probabilmente mi faccio la mossa Kansas City. Non è un party di salsicce, signor Lollo Tony, non è questo il posto. Allora, Bula, Yedia, po 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 po.
Siete una mucca. Non c'entra niente con questo, Rob. Non c'entra nulla con questo. Questo, appunto, nuovo progetto, ragazzi, è una piattaforma per quello che riguarda il discorso. Come si dice? È una nuova piattaforma che riguarda il discorso tornei. Quindi mi raccomando, andiamo a lasciare un cuoricione. Ora dovrebbe spammare poi ogni tanto il timer direttamente quello che riguarda questo discorso qua. Questo che è, ok. Vi aggiungo anche un'altra cosa. È tornato Giorgione. Benvenuto, Giorgio. Sì, ce l'ho fatta. Sì. Ecco fatto, ragazzi. Questo è il loghetto. Questo è il loghettino. Vedete? Esports Rivals. Questo è il loghetto del tutto. Praticamente questo qua è un sito dove si possono organizzare, appunto, dove vengono organizzati i tornei. A soldi, ovviamente. Quindi mi raccomando. Non c'è ancora le notifiche. Vuoi la pasta o le botte? Ah, dov'è Cucior? Eccolo lì. Allora, andiamo a farsi incontri, va. Doppio anche 78 più. Vai, vai, sì, ci sta, Nico. Eccolo là, fumo mio. Allora, poi, una notte di settembre mi svegliai. Barce poi bassissimo, 75 basta hanno messo. Avete visto? Hanno messo basta. Mi ricordo. Ah, ho capito. Mi raccomando, ragazzi, non siamo a casa nostra. Apposta, via, meno male, mi piace che è passato il messaggio. Allora, che hanno messo? Ah, quello c'era ieri, c'era anche ieri. Vabbè, fatto bene a sottolinearlo, Beppe. No, non sei stupido, Giorgio. Noi ti vogliamo bene lo stesso, Giorgio. Potete. Ah, ok. Mafux, grazie per il follow. Potete scrivere in chat, ragazzi. Qua non c'è le tagliole, se scrivete in chat. Non sparano alla gente su sto canale se scrivete, eh. Cioè, potete scrivere tranquillamente, non vi preoccupate. Parkour. Va. Dario, grazie per il follow. Che vuol dire non ho fatto il raid? Certo, 9 minuti fa ho fatto il raid. Guarda. Hai seguito un raid nei tuoi confronti con 58 spettatori. Qui ce l'ho scritto sotto gli occhi. Guarda. Ah già, voi di qua non lo potete vedere. Non lo potete vedere da qui. Comunque sì, ho fatto il raid, ragazzi. Quindi devo trovare anche un terzino, mi sa. Vabbè, l'importante è che siete arrivati qui, amori miei. Oddio. Allora, a nessuno è uscito il tuo mod, ti ha detto dove andare. Ah, meno male, allora vi ha salvato, mi sa, il mio mod. Stranissimo, però, cioè, sta cosa. Perché, infatti, non riesco a capire, onesto, non riesco proprio a capire. No, anche perché qua mi dice: hai seguito un raid nei tuoi confronti con 58 spettatori. Me medesimo, ovviamente. Boh, vabbè. L'importante è che ci siamo trovati, ragazzi.
Ah. Grazie, Dario. No. Niente, ragazzi, dai, ho capito. Na 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 na, I'll be a miracle. Faccio vedere anche il sito, amori miei. Com'è carino, com'è fatto bene. Vi faccio vedere subito, subito. Andiamo su Google. Questo appunto è il sito, ragazzi. Esports Rivals, ragazzi. Questo è. E si possono fare appunto tutto quello che riguarda il discorso dei Tor e anche Nei, amori miei. Vedete? Questa è la situa. Guardate che carino. Siete fatto bene, fateci un giro, leggete un pochino anche il discorso info, mi raccomando, poi è tutto sempre in fase di sviluppo. C'è appunto anche il comparto social, l'Instagram, come potete vedere. Lasciate appunto un cuoricione, mi raccomando. Lo faccio anche io che non l'avevo ancora fatto. Mi raccomando, boys. Vi giro anche il link in chat se siete curiosi appunto di andare a vedere. E vi potete appunto informare, amori miei, sul tutto. Ok, torniamo a fare gli incontri principali. Faccio anche le grandissime bocche. Cosa, raga? Infatti mi sa. Ok, meglio aver laggato che aver cagato, signori. Vai, vai. Vai. Chi è il proprietario? Sono una serie di ragazzi, appunto. Se vedete sotto al canale, ci sono anche, come si dice, Twitter, c'è il discorso YouTube, se volete andare a vedere, c'è tutta la programmazione. Diciamo, nasce da un'idea del mio fratello Alonso Gray Fox, non mio fratello davvero, il ragazzo appunto che ho conosciuto, lui porta PES, che è molto forte, PES è uno dei player più forti, è uno degli streamer, se non lo streamer più grosso in Italia per quello che riguarda il comparto PES, ragazzi. È un ragazzo che merita veramente un sacco, quindi nasce... No, non lo fa, non è Gheddafi, ragazzi, purtroppo non è Gheddafi. Allora, c'era uno dello United che non sia Rashford da mettere tra sta sfida. Sarebbe un sacco ridere mi dovessi comprare uno dello United. No, non è un ragazzo speciale, ragazzi. Oh, Malasia, vieni Malasia. Ok, fatta anche questa. Allora, The Last One, giusto? Ok. Che poi alla fine richiesta vincolante c'è su questa, quindi i due big match oggettivamente appunto sono proprio, come si dice, Manchester United e Real Madrid sono le due partite che hanno fatto il discorso richiesta vincolante. La Roma hanno chiesto direttamente Serie A e poi hanno chiesto addirittura un francese. Quindi fondamentalmente questa è quella che l'hanno trattato un po' come il campionato secondario. Campionato Ligue 1 Uber Eats. Non è che io ce ne abbia così tante di queste qui. Comer. Truffer. De Ligt una volta gli fecero anche una carta promo, poi boh, non l'hanno più considerato su sto gioco. Bentaleb. Barcola costava. Aspetta, fammi vedere un attimo. No, non si intende quello. Di Hop. E ok. Massimo 5 è lo stesso campionato e ne abbiamo messi 11. Bene. A
Abbiamo capito come funziona. A me nulla, Fulvio. Allora, Filippo Nardi in porta, poi Frankowski, Laporte, Comer, Trofea. Alleggeriamo un po' questo campionato mettendoci i giocatori. Ok, Soumaoré, Stamboli, Bentaleb. Quanti ne ho cambiati? Ne manca? Ok, devo togliere due campionati. Così almeno li linkiamo. Francia 2 non l'avevo visto, vabbè, mettiamo Augustin. Ed infine Terry SI, campionato femminile Serie B, mettiamo questo svizzero. Godiamo, vai, fatta. Avranno questi problemi, signori. Giocatore premium. Ok, abbiamo finito. Poi i pacchi, una volta, la cosa bella di sto gioco è che ti mettevano, ragazzi, anche dei pacchi che erano carini, erano allettanti. Ora ti mettono dei pacchi, sono proprio lo scenitaso. Sta iniziando a fare le carte della mia lista. Ho paura a chiedere sto particolari. Non credo, Lolotoni, secondo me stai facendo un po' di confusione. Io do degli ottimi consigli. Allora, pacchetto oro, giocatore oro premio, oro prime piccolo, misti, misti prime, vamos. Adesso vogliamo fare una bettatina, dai, a parte era se... troppi pochi punti canale in palio, ragazzi, dovete farmarne un po', quindi la bet è un po' meh. MLS speciali. TS, chi è? Mario Rui, no! Ah, è coso, è... Guerreiro, Eddie Guerreiro. Ah, no. Quanto costa l'Etihad Stadium? Oh, buono, buono, bene, bravo. Spendete tutti i vostri soldi per sto stadio di merda. Senza storia. Allora, poi, Misty Prime, Misty. Andrei Anderson, chi è sto tarocco? Tu... Faccio anche la storia CG. No, ma non ho messo un'emerita minchia. Come sempre, sarebbe stato strano al contrario. Ragazzi belli, siamo live sul canale appunto di eSports Rivals. Cliccate perché vi espongo almeno questo nuovo progetto con cui ho il piacere di collaborare con i ragazzi appunto che lo hanno creato. Cliccate. Ah, Dio mandé. Lo sapevo. Ok.
Vai. Vamos, giocatore prevo in piccolo. Doppio 78 più non scambiabile. Vamo, non esce. Marocco, quando è in Marocco, sai già. Fa rima davvero. Hai detto che un prezzo max di presa? No, non do mai prezzi. Poi si chiamano cheapest, Fulvio, no? Cheapers. E 84 per ora aspetterei. Fa vedere, a livello di 85. Allora, a livello di 85 andiamo a vedere se qualcuno ha perso qualcosa, innanzitutto. Sotto 6, se riusciamo già qualcosina 85, sotto 10 di 86, si può provare. Allora, Misty Prime, andiamo sul Misty Prime. 900k, allora se riesci a fare un misto tra 85 e 86. Buon pensà, bello. Chi è sto redondo? E Bossele, guarda che giocatore, Bossele. A posto. Di nulla, Fulvio, di nulla. Pacchetto giocatore Euro Premium, vamonos. Gabriel Jesus? Guarda, sono già felicissimo di aver trovato un Gabriel Jesus. Quanto sta Gabriel Jesus al giorno d'oggi? Ha una sua utilità. Vabbè, coi tempi che corrono sul culo che c'è nel mio account, a livello di scambiabile. Vai, a binne! Giocatore proprio in piccolo. Niente, walkout dimenticati. Siamo a Christensen, signore. Io Carlos Nandez. Doig! A dopo, Fulvione. Ciao ciao. Allora, torniamo a noi. Torniamo a noi. Obiettivi fatti, qui fatti. A livello di SBC, sincero. Cioè, quel Foyt fa veramente eccessivo come prezzo. Andiamocela a vedere. Ma poi non gli hanno messo neanche un Playstyle Plus. Cioè, tutta sta storia dei Playstyle. E poi, che hai fatto? Hai fatto un cavolo. Poi c'ha il tiro. Questo è? Ah no, questo è il passaggio di potenza, ok. Carta ne manco male, raga. È molto simile a Ben Sebani, solo che è più lento. Molto più lento. Grazie a Matt Bolo, a Fulvio, a Gabbons e a Dario per il follow. Se non vi ho risposto subito, scusatemi. With you. Allora, gioca, andiamo avanti. E anche perché mi sa che c'ho l'ultima prima di sbloccare la seconda e penultima versione di Goodmundson, esatto. E poi diventa 90 e manca le ultime 6. Se riesco almeno domani magari ce l'ho pronto per la VL. Il problema, buongiorno, è vincere le due partite con Evo Lounge. Vinci 3 partite, vinci 4 partite. Cioè, questa è tosta, raga, dai. E devi giocare anche le battles e tutto il resto, raga. È follia. È follia, è troppo lunga. Se fossero state solo le altre, era più abbordabile. C'è il rischio che non riusciamo per la VL di domani. Allora, andiamo. Ciao, Gabbons. Il DC del Genoa è evoluto. E chi è? Sai che non ce l'ho, Gabbons, ora? Messicano? Sa che è poca roba, lo vado a vedere al volo. Lo vado a vedere al volo. Azz. Niente. Si va a finire subito a schiaffi in faccia. No, schiaffi si possa andare comunque. A posto. Sì.
Wanama. Schiaffi coi piedi. Fatto ridere più del dovuto. E il figlio a chi di varia 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 di arbitro es fallos. Dio es puer. Che dire, questo non è vero. Si può far ridere. Ma non era arrivare alla spa. Sì, Nicola è nani, Nicola mangia. Lui a tavola le mette nei pugni le forchette. Esatto. Sì. Esatto. Esatto, mette i pugni e il cibo che si incastra nei pugni lui lo mangia. Così. Sì. Esattamente, così mangiano a casa di Nicola. Luis Alberto, appoggio per Antonino Gallo, il fideo Angele di Maria. Datemi sta punizione che la devo mettere. Ui, ciao Matt! Buonasera Salvatore, conviene prendere... No, no, già qualcosina ora secondo me si può andare a prendere, caro Matt. E il fideo alta. No, non si fa così, Lolo Tony. Infatti da Nicola comprano un treno di piatti alla settimana. Per quello lui vuole streamare tanto, vuole guadagnare, cerca sempre di rubarmi i soldi quando facciamo i conti. Per pagare i piatti. Grazie Matt per il follow, visto che hai lasciato anche te, bello mio. Vabbè, quello da recovero, se uno si fa fare l'SBC. Farsi fare l'SBC, Giorgio. Anche se c'avevo. Vabbè, 3 ore e 50 per farsi fare l'SBC. Vai, ti mando. Esatto. sì, Eccessivo, secondo me. Attenzione, il mago di Maiorca. Luis Alberto. Luis Alberto. Che cavolo ha. Ma che mi ha preso sto portiere? Ah, ma mi sa che è Van der Sar o Schmeichel. Attenzione, buongiorno. Buongiorno, anche un pugno in bocca. Buongiorno. Oddio, questo è il tuo buongiorno. Bam! Quello è il buongiorno. Buongiorno siciliano si chiama. Allora, c'ho una fame stasera. Attenzione, il video di Maria, di Maria, di Maria, di Maria. Ha marcato di Maria, di Maria. Pare. Oh, Rafa! Leao! Dosi zero. Attenzione, se fa male, Leao, no. Era solo una presa a porre il culo. ragazzi, telecronaca spagnola.
Attenzione, Raffaello. Oh, ma che cani sono diventati i bot delle Rai? Ma danno delle botte, ragazzi. Ma che state scherzando? Ma mi hanno dato un paio di calci, porca miseria. Boh. No, Nicola. Tipo quando io trovo quando mi allontano totalmente dall'Otoni da tornare a casa e non trovare pronto e menare le persone, non è modo di fare. Non è modo di fare. Attenzione, quadra, 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 ok. Poi ero anche in area di rigore. Attenzione, Gudmundsson. Gudmundsson, palesemente veneto. Buongiorno, si poteva saltare un po' meglio. Buongiorno. Conta fino a 10, conta fino a 10, conta fino a 10. Vai, ok, ho contato fino a 10. Aggiornamenti dai campi, dimmi pure, Giorgio. Ma ora è il primo tempo. Ok. Mamma ciccio Moriella. Sì, no, no, perché me ne frega anche? Dici, dici. No, Lolotone, stai facendo casino. Ok. Se non mi sbaglio, Rakov sono polacchi. Esatto. Ma Tucu Correa ce l'hanno messo fuori rosa o l'hanno iniziato a far giocare? Pierre Emerick Aubameyang. Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, lui è una pippa, ma comunque cioè, io non ho parole. Moldavi. ragazzi, oggi sono andato al TSC, c'erano quei miei amici là, sono entrati perché si drogavano e sono andati al TSC. Ma perché tanti vanno lì e giocano con le riserve. E Conference invece? Chi ha segnato? Juri Tielemans, ok. Batshuayi. vabbè, lasciala cucinare. Azz. Ok. E italiani quindi giocano tutte stasera. No, Giorgio, no, no, Giorgio.
formazione a Roma? Non credo. Alla Canottieri Roma. No. Eh sì. Anche se annullato, vi posso dire che anche il gol di Dembélé è stato veramente annullato giustamente, però guarda. Eh sì. Poi quello ha annullato, ha deciso di tranciare un giocatore a centrocampo che si è provato. Palla piena, non l'ha neanche vista. Ho capito. Ok, ultimo step per Gudmundsson, ragazzi. Madonna, è un'agonia, giuro, è proprio un'agonia. Che cazzo, per la quarta stella skill questo era bello gustoso. Allora, qui ho fatto. Ciao, chi si c'era dietro gli Sports Rivals? Anche perché ho detto io non ho scritto, com'è possibile? Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Buonasera a sto punto, visto che sei un quarto all'otto. Come andiamo, cari? Abbiamo fatto già un po' di spammettino, appunto, ve lo rifacciamo di nuovo, amori miei, per quello che riguarda appunto il nuovo canale che tratta di eSports, ma soprattutto altro tornei, ragazzi, un sacco di cose carine, un sacco di cose interessanti, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito, appunto, vedete, ci sono veramente un sacco di cose molto interessanti, oppure c'è anche l'Instagram, come vi ho fatto vedere, il canale ci siamo già adesso, quindi lasciate un bel cuoricione, ragazzi, perché merita un sacco, lo sapete, non avrei mai collaborato con gente, appunto, che non avesse fatto un qualcosa di bello e di positivo, ragazzi. Ok? Quindi mi racco e poi mando. Allora. Oddio. Allora, fatemi vedere un attimo come stiamo messi a categorie, a prezzi, eccetera, eccetera. Ho capito. Ritorniamo un attimo su internet. Sull'internet. Allora, 84 siamo là, 85 si sono un po' fermate, e 86 qualcosina iniziano a vedere scendere, 87, vedete pian piano anche qui stiamo andando a calare, 88, vedete carine le 88, qualche fake bin che si va a creare come potete vedere, poi abbiamo, vedete 89 stanno calando bene, ragazzi iniziate ad affilare un po' i coltelli che secondo me è il caso di andarsi a muovere su certe situazioni qua. Mm-hmm.
Tu giochi a FC su questo canale? Sì, io gioco solo ad FC. Ma io sempre gioco solo a FC. Perché appunto io sarò qui in live una volta a settimana e porterò il mio sapere nell'ambito poi di eSports FC 24. Allora, obiettivi. Non avevo finito quello che riguardava il discorso obiettivi stagionale. Anche questo, secondo me, fare aumentare, diciamo, sto discorso della ladder della season, metti qualcosa in più. Cioè, metti, porca miseria, superati i punti, inizia ad alzare, dai un pacchetto ogni 5.000, crediti ogni 10.000, cioè, fatti furbo, una carta, inventati qualcosa, inventati. Cioè, cavolo, io una settimana fa ho finito, sono 15 giorni praticamente alla fine della season che sono fermo. Rodrigo e Sgaio, 4-4, questo è un bel terzino, eh. Anche Tiron tutto, oh, anche DC questo, quanto è alto? Il problema di questo Rodrigo Sky è che è altro 1,72 m, raga. Avrebbe pure le stats, ma 1,72 m, mando vai. Zalazar. Questo è alto alto. Ma questo non è manco male. È un simile, diciamo, come è stato Torreira o come è stato Nandez nelle varie carte che ha avuto. Anche lui mi sa piccolino, sì, 1,78. Un po' meglio difensivamente si poteva fare. Esatto, bravo Fedigno. Siamo vari streamer che andiamo a streamare su questa piattaforma per portare un pochino della community e un pochino del nostro sapere in ambito videoludico. Ma poi basta che guardi appunto sotto alla nostra, al canale dove stai guardando ora la stream, c'è proprio tutto il palinsesto con quello che fanno i ragazzi. Allora, ritroviamo posto a Baschi Broken. Baschi rotto. Ah, infatti sono proprio carine, guarda, sincero. No, queste no. Allora, esiste arma. Esatto, con Alonso, esattamente. Io tramite Alonso, diciamo, sono entrato a far parte del progetto. Alleviamo lui. E spigne sta canzone. Ovvio. Che m'era rimasta di Serie A? La scheda d'Armian. L'armeno che va contro un treno. No, non era. Ah, ho fatto confusione. Allora, altre 6 partite abbiamo finito Goodmundson. C'ho l'angoscia solo se ci penso. Lui lo finisco stasera, l'altra poi è in dramma, raga. L'altra poi è in dramma. Devo becca uno che è nella mia stessa divisione. Vamos. Ma sei a lavoro, Giorgio? A parte no, eri a casa.
Adrien Rabiot, attenzione. Brutto fallo su Rabiot, l'arbitro non fischia. Rabiot tira fuori una scimitarra. No, Adrien, posala. Il pollicione, dice Lolotoni. E si riparte. Luis Alberto, Osimhen. Palla per Rafa Leao. Leao, ancora per Osimhen che parte. Contropiede. Non va. Rimessa laterale per la squadra di fuga per la vittoria. Attenzione, Rotman. Antonino Gallo. La bruchita Juan Sebastian Verón. Quadrado, 1-2, mamma mia, calcio. Quadrado, quadrado, palla dentro. Oh, Leao, fa uno schifo, Rafael Leao. Vergogna. Adrien Rabiot, si ricomincia, Victor Osimhen. Continua ad andare su questa fascia. Osimhen. Palla per Rafael Leao. Tacco di Rafael Leao. Gudmundsson. Ah, ho capito, quindi Gudmundsson fai questi co qua, eh. Buona sapersi. Concedetemi un po' di paura. Botta di Luis Alberto, il mago di Mallorca, 2-0. Niente. A Roma spesso usano epiteti poco, epiteti coloriti per dimostrare l'affetto. Sappia, amore mio. Attenzione, Osimhen, calci in bocca a Mukiele. Gallo contro Rodman, attenzione. È un threesome. Cabreal, Rodman, palla alta. Colpo di testa della Bruchita Veron. Quadrado, finta, numero di Quadrado. Gran gioca, bella, sta finta come casa. Casava quasi quanto coso, come si chiama? Uno che casava un botto. Zampagna, ho visto l'altro giorno un libro. Ho visto un libro, ho detto male, ha fatto un libro lui e uno di TikTok ne ha parlato di Zampagna, che era un metalmeccanico che è arrivato a giocare in Serie A, quando invece stava per smettere di giocare a pallone. Zampagna non sa scrivere. Ottimo. Ti direi me lo scrivo da qualche parte, ma anche io ho lo stesso problema di Zampagna. Infatti io, quando mi ricordo andavo a scuola, la maestra faceva il tema e tutto, mi diceva: Salvatore, vieni un attimo alla cattedra e leggi il tuo tema. E io scrivevo, li leggevo. Questo era il tema. Esatto, ci sta, Ser. È uscita la Forza della Roma? Vai.
Vamos, stancatelo Lukaku, mi raccomando. È come il tè in frè, fa male qui, fa male lì. Non credo, non è Lukaku che ancora. Sono Lukaku e Tomori sono. È mai rimasta la leggenda. Uno è Lukaku e uno è Tomori. Sì, che fa Sky. Ho capito. Bello. Ah, beh, l'infanzia è mal di nulla. Niente. Dario, secondo me, un po' troppo. Quello è gratis, ho capito. Quindi pagate il pollice, però. Possiamo dire che siete strani, ragazzi. Mi sa che poi do la moderazione anche qui, Ale Jordan. This is how you. Ho fatto io. Sì. Off stream, ricordami questo momento che ti devo fare la battuta che avevo in mente. Anzi, gliela scrivo qui. Ministro? Tommaso, tutto a posto, Giorgio. Vabbè, arbitro, manca a fischia falli così. Triplice fischio dell'arbitro. E primavera. E la bavosa. La bavosa, come faceva cosa, Laurenti, tutte le sere si mettevano lui e Bonolis a strisciare la notizia e fa quella roba là. E gli ultra cinquantenni. Come si mettono a guardare i video. Voglio stare vicini, vicini e ridono. Oh, convinci. Madonna, ragazzi, che generazione di merda. Eh sì. Io vedo, lo vedo su Mima. Quando vede, voglio stare vicino, vicino. Esatto, quando vede, no, Splash. Che poi, boh. Splash. Quando mettono Paperissima e cade un bimbo da un grattacielo, si spacca la testa in quattro. E fa veramente la fine di chi vi pare a voi e loro ridono tutti insieme e scherzano. E fanno splash.
E quello rimane in sedia a rotelle tutta la vita. Esatto. No, mi allontano, Lollotoni, mi allontano totalmente da Taricone. Allora, prima partita fatta. Sì, Alfa, poi ho fatto tutto, siamo sempre qua in stream, stiamo facendo due chiacchiere appunto con i ragazzi, anche un po' di compagnia. Abbiamo fatto vedere il sito, mi raccomando, ragazzi, lo sapete, dovrei aver fatto tutto come si deve. Era una vita che non lo facevo e quindi ho avuto un attimo di... Schumacher per gli amici Bellsprout. Allora, mi tocca togliere il messaggio di Rollo Tony. Ragazzi, i toni di questo stream stanno andando oltre, ve lo dico. Bellsprout! Non, no, non me lo ricordavo così sincero. Ah. Sprout! Vai a cena, Giorgio? Che mangi di buono, Giorgio? Bella roba. Bella roba, Giorgio. Anche io la dovrei mangiare la pizza stasera. Ciao. Raffaello! Ho capito, Lolotone, ho capito. Wall-E, lo sapete, non l'ho mai visto. Ma io sono uno che, lo sapete, da piccolo ho visto veramente pochissimi film Disney, me ne ricordo pochissimi. I film Disney l'ho visti da quando sono cresciuto, quando sono diventato un po' più grande, che la mia ragazza invece li adora. Quando invece sono cresciuto, poi li ho iniziato a vedere. Ho 80 anni, e niente, è vero. Poi non ho 80 anni. Non è strano che no, cioè, anzi, a maggior ragione all'età mia i film della Disney si vedono. Poi Wall-E non ti crede, Wall-E c'ha degli anni, eh. Tirare delle castagne e sto Goodmunson con le VHS, esatto, Dario. Da piccolo che vedevo, mi piaceva, avevo, mi ricordo, avevo masterato un film di, come si chiama? Di, no, un film, un cartone delle Tartarughe Ninja. E mamma, ho perso l'aereo. Potrei aver fatto un gol carino con Rafa Leao. Che spettacolo di gol, mamma mia. Registrava. No, non stavo. Quanti anni hai tu, Lollotoni, che sai delle cose che... 7 gold, quella era 7 gold, ragazzi, all'epoca. No, Nicola, no. Non niente, alla notte si dormiva. Sempre dormito e niente. 25. Allora sai anche te. Alla fine, no, c'è 9 anni fra me e te. Quanto cazzo sono vecchio, mamma mia. 35.
35 anni, raga, mi sei arrivato il momento di trovare un lavoro vero. E poi me ne porto bene, dai, 35 anni, al di là di tutto. Il mio fisico no, per niente. Potrei essere tuo padre, non credo. No, a livello mentale... Quanti anni hai, Dario, te, scusa? A livello mentale sono fresco come una rosa. Si apre, basta pensare che stamani, ragazzi, dovevo... esatto. Quando stamani dovevo pagare, far rinnovare un abbonamento praticamente, e ero rimasto così, con la bocca aperta davanti al coso, non riuscivo a farlo. C'ho dei momenti proprio di abbandono. Esatto. 41, Darione, madonna, sei un vecchio di merda. Ma come se... cioè, Dario, te a casa mettono la sedia a tutti per mangiare, a te ci vai con la tua? Non domani muoio. Quando vai a dormire metti sotto carica il telefono e anche te stesso. No, ma te Rob sicura... ma Rob, ma perché mi fisci addosso? No, dai. Te Rob è un'altra cosa. Te fai un lavoro che lavori all'aperto. Sei sempre stato uno dinamico. Io, il mio declino fisico è iniziato quando mi sono rotto il crociato, ragazzi. Mi sono rotto il crociato. Ho smesso di giocare a calcio, a calcetto. No, come fa il pizzaiolo? Mi ha detto che faceva in acqua. Era in acqua. Mi ha detto oggi. Sono uscito dall'acqua dopo 2 ore. Magari fa tutte e due. Magari le pizze le dà a quelli che sbagliano a fare le cose in acqua. Ha detto che quello fa le pizze. Uomo Leo se pallò sembra messi meglio. Ciao Sabi, un abbraccione, grazie per la compagnia sempre, grazie a tutti quei ragazzi che poi dal ride, che si è capito, a me qui la notifica del ride mi è arrivata, però poi non siamo venuti a sapere nulla. Grazie mille a tutti. Ho lavorato come istruttore di kite e la sera come cameriere. Ah, ok, ok, che uomo, che uomo. No, no, non penso, Dario, vado a mettere la dentiera e ceno. Bene. L'amore di cristallo interessante. Tutto frullato come sempre. Sono arrivati i frullati. Tacca il mixer. Non dobbiamo dire Troy McClure, ragazzi, perché poi mi scatena la fantasia. Oi oi. Adesso è good, Bunson. Poi sta versione qua già spigne. La prossima gli danno un po' di finalizzazione. Non è male, secondo me. Wabaleo sempallao macellano e samba. Ma il messere non è ancora negato. Madonna. Che ha fatto il temporale da te, Nick? Mm.
Madonna. Madonna. Davvero? Non sempre. Ma te di dove... Ah, è vero, te sei centro Italia, zone di Fulvione, sei, è vero, ser. Ser, dico ser! A proposito di Disney. Vediamo chi è che sa questa grossa shit. Ma guarda roba, ma secondo me viene fuori una bella carta alla fine di tutto. Ho detto rosico che è un 3-4. No, quello non lo so, ser, sincero. No, ser, e dico ser, è la spada nella roccia. Quando Ser Pilade entra appunto nella stanza. Fa ser, e dico ser. No, quella è un'altra cosa. No, io ho dato un calcio volante con Osimena a questo. Ser, e dico ser. A voi. Chi sa, chi non sa chi è Ser Lin ha dei seri problemi. Allora, io l'unico difetto grosso che ho è che non ho mai visto coso, il Trono di Spade. Quindi potrebbe tranquillamente essere Ser Lin... Ilin è qualcosa del Trono di Spade, potrebbe essere. Sì. Sono proprio io, lo sapevo che era qualcosa del genere. Lì è una mia mancanza, sì, ragazzi. Perché poi più che altro sono quelle cose che le devi vedere, sì. Però è una cosa che ci vuole tempo, non è una cosa che la vedi e te la levi in poco tempo, è una cosa lunga e quindi devi anche, esatto, devi anche prendere la cosa di dire ok, me lo inizio a vedere. È difficile. Ma in tanti ne hanno parlato benissimo. Poi io il 90% delle serie me le guardo tutte con la mia fidanzata. E se la mia fidanzata, quello è un film anche un po' cruento, se è un film, è una serie anche cruenta. No, per quello. Per quello, quindi se me la devo vedere da sola. E quindi la possibilità che io me le guardi si assottiglia terribilmente tanto. Non sto capendo, Lollotone. Parlando di cose serie che non hai mai visto. Avete mai visto un nome di formato di CD magro? Ho quasi paura a chiedere spiegazioni. Sì, di CD. Ah, ho capito. Questa è articolare. Questa è da uno. Però è da uno malato come spacca. E come Lollotone, ovviamente. Nico, a più tardi. Ciao, ciao. Te stacchi tardi, vero, stasera, Nico? La serata spiegone, vero? Vai, vai, mezzanotte ci... Sì, sì, se vedo che mi piacciono gliele do ai ragazzi, sicuro. Vai. A dopo, Nico, ciao, ciao. Tanto noi abbiamo ancora un quarto d'ora, amori miei, insieme. No, è da 20 minuti.
Rosico, perché ho paura di non riuscire a fare buongiorno, se no la scuola era pronta per domani. Oh. Comunque io ti ho detto, per quanto è forte Rafale o base, secondo me quello nuovo è una cosa improponibile. No, a quello lì il tiro, il finesse, cioè. Boh, secondo me piglia e va. O tira a giro, esatto. O tira a giro. Ah, Sebastia Verone, la brujita. Sei andato un po' troppo forte, Rafa. Invece no, è buona. Uè, Zeki, grazie per il follow, bello mio. Guardate qua, non c'ho le notifiche, però ho visto comparire. Come stai, Zeki? Che partita è l'altro giorno col Bayern. Bello, Zè. A casa. I bimbi. Il bimbo, no, mi sembra nei due, mi sembra. Sì, è bello essere padre. Questo canale è un canale per un progetto, appunto, che ho sposato qualche giorno fa. Mi sono fatta una proposta. Mi piaceva il progetto e ho aderito. Una volta a settimana faremo un'oretta e mezzo, due insieme, appunto, su questo canale. E aiuto appunto a far crescere i ragazzi, e se lo meritano. Roba di tornei, appunto, tutte queste cose qua. Pam 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 pam. Che ricordi sta canzone, mamma. Ta-da-da. Ciao Zeki, un abbraccione. Na, 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 na. Devo fare Coco Good, un sonne. Ta-da-da. Bello questo pallonettino di Mancino. Questo mascherato. Masterato, mamma, cazzo ho detto mascherato. Mamma mia. Comincia a vedere la fame. Che mangi di buono, fagioli? Ma l'ha fatta la piastra, easy easy lemon squeezy. Ma con un po' di sale e un po' d'olio. Buono. Ma a me piace l'origano come spezia. Sì, a me origano, basilico. Piace la curcuma, piace il curry. Mm.
Buona anche la paprika. Na 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 na. Na 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 yeah. Pam param. Pam param. Para pam param. Pam pam param. Chi è? Mamma mia. Ah, ok, ok. No, no, no. Mi dai mask? Oh, non ce l'ho ora. Osimen. Chiudi là, bravo. Ok, 9 vendute per gli incontri di là. Vedete, carte della Roma, ragazzi, come sempre. Alla fine si va, i crediti si vanno su sto gioco. Allora. Allora, obiettivi, quindi ne manca. Coppa Pionieri non la farei manco sotto tortura. Ah.
Ah, qui manca ancora un po'. Fai delle evo. Ok, manca tre battle se abbiamo finito Gudmundsson, signori. Siamo a livello miracolo. Padre età, buongiorno, posso pure mettere a sedere, tanto non me le conta, è inutile. Secondo me deve tutte le cazzate, se gli fanno una speciale ne manca una cattiva carta. Sì. Manca equilibrio. Oh no, no, no. Maybe. E botte e tira. Free. Siente che piezza. Godmonsonna, gran giocata. Oggi sono diventato stupido veramente con tutte queste battle. Sai che me ne manca questa più due, è finito Gundam, significa che oggi ho fatto 18 battles io. No, prima secondo me, proprio anche per un fattore di evoluzioni, ha fatto bene a accorciarle, se no, mamma mia. Mamma mia. Eh no, non gliel'avrebbero fatte. Poi, visto, essendo carte scarsine, neanche a dire le fai in rivals, ovvio, se giochi contro le pippe, che se in divisione bassa, tipo come ti organizzi te, va bene, anche io le avevo fatte. L'Italia l'ho fatto in divisione 2, però. Però, appunto, al di là di tutto questo, è una sofferenza. Mm-hmm.
Quanto dura sta canzone? È 2 ore che mena. Ah no, era 5 minuti. Mi fa ridere che c'è una canzone che ho sentito la frada che la canta una che si chiama Caso. Veramente Nicola. Ah. Perché penso sia buggato proprio il ruolo. Ho capito, però. Try to so hard to say goodbye. Non sei niente, sono live. No, però volevi fare paura. Vero. Sì, Ruffo Leo dopo 12 deviazioni. Turututu. Guarda come corre mio fratello Gudmundsson. Palo. Corri Forest. Capito. Mai diventato. No, non gli piace niente a Laura. Lo voglio vedere un attimo se siamo messi a prezzi di categoria, boys. Gli orecchi. Manco male. Mm.
Quanto sta? Una bella spallata. No, io l'Enif, lo sapete, non c'ho un bel rapporto. Ho capito. Che mi sa che ora gliele do sul Patreon. Anche Osimhen si è presa un po' una spallatina, cioè cominciano a calare un po' ste carte. Sì, è incredibile come muoiono le carte. Sì, anche a me è arrivato un altro giorno un tipo un 30% di sconto. Cosa avrà voluto dire? Esatto. Ancora là ce l'hai te, mamma mia. Papa Fulvio, che bellino quando lo sento parlare. Allora,
Ok. Guarda, gli do anche qualcosina qua. Godiamo. Uè, Zeki. Ciao, Mr. Katana. Manuale? Che manuale che? Oggi ho scritto a Giorgio Meloni su Instagram e chiede di voler uscire noi al caffè. Penso mi abbia costato. Potrebbe essere, Ser. Potrebbe averti costato, oggettivamente. Quello che ho messo nel Patreon, se proprio vuoi fare qualcosa. Sì, magari 87. E quelli 86, che ne so, c'è Barella 11. Quella roba là. Se ti va, se no non importa, ci penso io poi. Allora. Ok. Vamonos. Allora. Sì, anche. Quelle giocabili sempre, i Noi, Harry Mignon, quelle carte lì. Se li trovi con lo stile pure meglio. Oddio. Quadrato, palla sul secondo, troppo forte, buono, troppo forte, buono.
troppo forte, boh. Na 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 na. Make me the sunshine. Ma quanto mi piaceva Juan Sebastian Verón, mamma mia. Non le fanno più giocatori così. Na 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 na. Give me the sunshine. Give me the sunshine. Da-da. Give me the sunshine. Guarda che castagne tira sto Gudmundsson da lì, è incredibile. Ah, anche Bellerin si è preso un più 2, ragazzi. Bellerin 86 viene fuori. Give me the sunshine. Palla sul secondo. Give me the sunshine. Siamo in semi, sembra di essere tornato a quando iniziavo le prime stream. Che... Vincenzino, grazie per il follow, benvenuto. Quando le prime stream di quando iniziavo, che chiedevo ai miei tre amici di tenere il coso. Uno ce lo teneva la mia ragazza. Give me the sunshine. Ma canali così all'inizio. Cosa ti tratta? Ti faccio vedere subito povero. Faccio vedere subito povero di cosa si tratta. Ma di che rendi? Guarda, ti faccio vedere subito. Esports Rivals è una nuova piattaforma di tornei. Si fa i tornei praticamente. Sembra una cosa per De Laurentiis e... Allora, è Giorgione. Fate gli scherzi, questa è la piattaforma, guardate a vedere il sito appunto esportsrivals.com e poi segui appunto anche su IGWI il canale per rimanere poi sempre aggiornato, caro mio. C'è tanta roba interessante, tanta roba carina, tornei appunto, veramente ci sta di andare, è un bel progetto ragazzi, un bel progetto. Give me the sunshine. Give me the sunshine. Te che si dice Vincenzo? Attenzione, Rafa Dio. Give me the sunshine. Finisco sta partita e mi fermo. Ma niente, con chino pollo, con la cipolla rossa viene in mille. Azz, buono. No, è buono, ci sta. Anche se non soltanto per la frutta, tipo anatria all'arancia, a me quella roba là non è roba che piace.
Anche se invece nei primi qualche volta ho fatto tipo le tagliatelle, assaggiai appunto tagliatelle, gamberi, curry e un pochino di mela verde a cubetti. Veniva una roba buona. Contropiede. Il miele dello spermatozoide della fine. Ah, ok. Vuoi fare un pochino di agrodolce, via. Vuoi fare un pochetto d'agrodolce, Ri? Prezzi da PC come siamo messi? Luis Alberto è il mago. Sì, no, è buggato, sir. È un bug che c'è ormai da un paio d'anni e noi ci facciamo i crediti da sta cosa qua. Dal bug ai filtri buggati. Se te cerchi un giocatore, appunto, a volte si bugga la richiesta. Come mai? Ah, per quella cosa là. Ma ci sta.
gli devi mettere, serra un prezzo sempre magari al compra ora per capire al meglio, perché sennò ti si bug, è così. Quando finisci la stream, Zanzara ti massacro di botte. La Zanzara mi gira davanti ai coglioni da un po'. Oh, via. Signori belli, io per oggi mi fermerei. Ci fermiamo, ce ne andiamo a cena. Inizio a avere una certa fame. Avete visto, appunto, ho fatto vedere parte del progetto, appunto, come funziona. E poi ne parleremo, non è la prima stream, appunto, non è l'ultima stream che faremo. Una volta a settimana, almeno per il primo mese, passerò, appunto, una volta a settimana da questo canale. Mi raccomando, grazie sempre per, appunto, il sostegno. E ci vediamo domani, sempre sul mio canale, il Salvo89. Mi raccomando, seguite eSports Rivals, signori. Un bacio, ciao belli.